tagli sono innanzitutto sulla spesa e ovviamente la pubblica amministrazione, se si indirizza ad istituti tipo la scuola superiore di pubblica amministrazione, ad altre scuole che fanno riferimento a vari ministeri, in qualche modo possono risparmiare risorse, però si può allargare gli interventi formativi a una platea più ampia. Ecco, gli interventi di riduzione della spesa servono proprio per indirizzare meglio e qualificare meglio la formazione del pubblico impiego.